serata a tutti, naturalmente visto l'orario prima di andare a dormire, poi domani si comincia presto, abbastanza presto. Con stasera voglio anche iniziare una serie di video, tanto per intercalare un po' le riflessioni alle quali vi invito con gli altri video. Allora, volevo intercalare proprio perché succede, no? Come quando sono con i miei alunni e devo spiegare qualcosa di impegnativo, ogni tanto qualche piccolo stacchetto umoristico, cioè praticamente come mettere un piccolo stacchetto pubblicitario tra un discorso più impegnativo. Ecco, a voi voglio invece provare, ci provo, vediamo come andrà, non lo so, a recitarvi, non recitarvi poesie stavolta, ma recitarvi, sì, perché poi sono recite anche le barzellette, le famose barzellette, che naturalmente, essendo io un bresciano, spesso e volentieri narrerò utilizzando un misto tra la lingua italiana e il dialetto. Ora, alcune saranno segnalate come visibili da tutte, altre le segnalerò come visibili preferibilmente solo da maggiorenni o quantomeno da persone che non si scandalizzano per l'utilizzo di parolacce che naturalmente nelle barzellette a volte sono veramente necessarie. Allora, voglio esordire quindi omaggiando anche il caro amico che me l'ha raccontato per primo, perché con le barzellette funziona così. Non so se a voi piace narrarle quando siete in compagnia. Sicuramente con le barzellette funziona che, vediamo, praticamente quando ti racconto una barzelletta e questa barzelletta fa molta presa su di te, ti fa ridere molto, molto probabilmente riesci anche a memorizzarla bene e poi la utilizzi a tua volta, perché se ha fatto ridere te dici, nella speranza quando la racconti qualcun altro lo faccia almeno sorridere. Questa sinceramente a me ha fatto ridere molto, moltissimo, per cui scelgo proprio questa come prima omaggio, anche naturalmente il mio carissimo amico Mauro, che è stato il primo, me l'ha raccontata al bar dove di solito io mi trovo molto bene in questo locale, perché i gestori sono simpaticissimi, sono miei cari amici. Appunto, questo mio caro amico Mauro, che oltre che gestore del bar, fanno un ottimo caffè, bar centrale, Sarezzo, Crocevia, così facciamo anche un po' di pubblicità, non ci guadagno nulla, ma se la meritano. Ecco, questa barzelletta viene da lui, per cui a lui un po' dedicata. Allora, ci sono, la barzelletta è questa, ci sono due amici, naturalmente questi due amici, abbastanza messi bene economicamente, hanno una bella barchetta e decidono di fare una bella gita sull'oceano, quindi quasi fossero in Colombo, partono con questa barca, che è una bella barca, e cominciano a navigare. Naturalmente, purtroppo, arriva il solito imprevisto fortunale, un temporalone, e questi qua, praticamente non troppo esperti, fanno un naufragio e si ritrovano sulla classica isoletta a Robinson Crusoe. Praticamente sono lì sull'isola e cominciano a che fan, e allora quello più esperto in sopravvivenza comincia, si arrampica su un albero, prende un ramo, lo prende, si ingegna molto, con i pochi strumenti che ha lì a disposizione, il coltellino, riesce a fare la punta, eccetera eccetera, si fa una bella lancia e poi comincia, va sull'oceano, cammina un po' nell'acqua e poi comincia pim pum pam tam e becca un pesciolone grande, grosso, ma avete presente i pescatori quando lo porta a riva e sta giungendo il tramonto. Allora i due amici, va bene, ah, oh, che bello il pesce, buffet, dai, fumo de mangiare. Allora uno dei due ha ancora l'accendino in tasca, la faccia, cioè, il fuoco,
e cominciano a cucinare il loro pesce. Cucinano, quando il pesce è pronto cominciano a mangiare, oh, che botte di pana mangiava. Terminato il pasto, uno dei due insomma comincia a dire: porca quella puttana, insomma, però porca vacca, io puttana, perché la porca miseria, insomma, me che la fumiga, me alla, dopo mangia, però adè per una malboro, dare fianche il kill. Allora l'altro amico tranquillamente fa: io fa il pacchettino, però malboro, non li prendo in mano, ma che miracolo, si fuma la sua malboro. E poi naturalmente si deve sottoporre al lavoretto dell'amico, ormai l'ha voluta la malboro, e si la malboro, e prendilo in duciap, come direbbero in un altro dialetto, e così via, e si addormentano, non so se felice e contento quello che è, l'altro non si sa, insomma dormono, la mattina dopo naturalmente si svegliano, di nuovo stessa scena, che fam, insomma altro amico di nuovo prende la sua lancetta, la giusta, tin, tin, tam, tin, dopo 3-4 ore che li tin, tu, pam, di nuovo colpo di fortuna, pesciolone, via, si cucina il pesciolone, di nuovo tramonto, si mangia, si discute, purtroppo si devono accontentare del ruscelletto, non c'è una bottiglietta, va bene, comunque mangiano, inizi a mangiare, l'altro di nuovo a questo momento quasi tra il mistico e l'insopportabile, un pelepie puttana, che aveva un pelepie, me alla per una malboro, ma giuro per una malboro, dare via a molti. Tra l'altro mi tira fuori il pacchettino, mi spia, io finire, e dai te me la darei, troppo è mia, buona serata e buonanotte.